Bene, allora, questa per me è stata la prima assemblea politica con la P maiuscola, fatemelo dire, sono andato in giro in molte parti di Roma, ma sono state sempre cose molto, molto limitate. Qui credo che stiamo in un punto di grande importanza, fatemela dire così, perché o noi mettiamo lo scontro politico dentro il futuro della città, cioè dentro il pacchetto urbanistico, guardate, altrimenti non ne veniamo fuori. Io ho sentito due interventi, veramente sapete che profondo affetto ho per i comitati, cioè, ma la dico così, io ho passato una mattinata con i comitati del Torrino, eccetera, 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 perché noi pensavamo che tutti fossero all'interno di quel pacchetto. Noi purtroppo ci accorgiamo che c'è una frammentazione tra i comitati che è impressionante, cioè o noi chiudiamo sta faccenda, non andiamo lontani, perché questi sono comitati non eccezionalmente numerosi, dopodiché si presentano divisi con gli altri comitati che non, forse non hanno lo stesso accento politico, eccetera. Guardate, o facciamo uno sforzo di unificazione o noi perdiamo tutti, questo lo voglio dire, perché questo avviene in tutte le partite che noi abbiamo aperto, c'è sempre una ferita di quella, ma io non sono stato invitato, ma noi non ci abbiamo ancora, come dire, la contezza di tutti i comitati, lo stiamo facendo, qui c'è il capo della segreteria Marilena Calzedda, stiamo lavorando su questo, ma guardate che è difficile, questo o lo facciamo insieme, cioè siete voi che ce lo dite, invece c'è una sorta di... Allora perché Paolo Berdini non ci riceve? Perché Paolo Berdini purtroppo c'ha soltanto 24 ore al giorno e non riesce a fare 44 salti. E allora è questo l'elemento. Allora, così la dico qual è la strada che io credo sia. È questa la strada. Cioè noi dobbiamo riempire Roma di queste assemblee. Perché se venite nel palazzo e sentite l'assessore che è tanto bravo e ven carta... Nella città dobbiamo far risuonare queste parole, perché non è possibile che continuiamo a pensare che una volta che abbiamo visto l'assessore a via del com'è, via del turismo numero 10, tutto a posto. Ma quale tutto a posto? Ma questi ci faranno ballare? Ma che vi credete che il fatto che io tolgo le cubature dallo stadio della Roma è una cosetta, vado lì a pallotta gli dico, e anche qua permettetemi di dirlo, il salto culturale che io aspetto da questa città, perché vi conosco uno per uno. Ma insomma, è possibile andiamo appresso a ste pettegolezzi infernali, cioè il sindaco che ha baciato la mano di Pallotta e Pallotta, perché il sindaco che deve fare lo deve buttare dal balcone? Per me sì, ma lei è il sindaco, benedetto Dio, quindi fa bene a vedere Pallotta, fa bene a vedere chi porta, chi è portatore di... Lì in quella riunione in cui c'ero e sono stato l'unico muto, quindi capite, non si è parlato di nulla dello stadio della Roma, dopodiché però i comunicati stampa della Roma arrivano perché il messaggero, perché beh, ma no, non diamo, c'è stato uno sciagurato del giornalista del Corriere della Sera che ha detto, io ho fatto un accordo con l'Acer, io ho detto tutt'altra cosa in quella sera, lui lo dice così, chi se ne importa, cioè dobbiamo portare la democrazia in questa città, lo so che noi siamo deboli, lo so che questa città è ormai veramente sbandata, perché lo vede, cioè se io vado in giro in periferia come voi e vedo che c'è un abbandono tragico della periferia, perché le parti pubbliche stanno cadendo a pezzi, ma che volete, che questi si mettono in moto per la partecipazione? Cioè noi gli dobbiamo dare segnali importanti, allora ne cito due, uno mi pare che è quello che poneva Benzoni, il primo: la città è un bene comune, sì o no? Cioè qua veramente è stato fascina, insomma gli va dato atto che c'ha il cervello politico per porre le questioni, cioè va revocata la delibera tronca che riprendeva la delibera del Lignaro Marino, altrimenti passo dopo passo noi sgomberiamo tutte le associazioni che in questi anni hanno tenuto vivo il tessuto. E qua la posso dire fino in fondo, lo sforzo che dobbiamo fare è aiutare l'evoluzione di un gruppo insomma consistente, perché hanno 29 consiglieri i 5 Stelle, che sul problema della legalità non la pensano come noi. Io sono convinto, credo come gran parte di voi, che la legalità va inquadrata, come dice Paolo Maddalena da una vita, nella Costituzione di questo Paese. Non è possibile che le associazioni appunto no profit vengano sgomberate perché non hanno capienza economica. Ma dove stiamo?
Cioè è lì lo scandalo e fa, è veramente ancora una volta un plauso a Stefano Fassia che ha posto la questione, va revocata la delibera, benedetto Dio, perché altrimenti noi perdiamo, cioè sfratto dopo sfratto, perché poi se ci parlate col prefetto, quello dice ma se io ho un'ordinanza di sfratto del tribunale, devo, perché è un uomo di legge, lui fa il suo mestiere, è la democrazia che ancora non sento fare il suo mestiere, cioè dobbiamo chiedere quella, la città è un bene comune. Ovviamente con tutte le regole, tutto, per carità di Dio, non è. Dopodiché però è un bene comune, cioè non è che noi possiamo mettere sul mercato i beni pubblici che abbiamo costruito davvero con anni e anni di sacrifici e di lotte. Questo va sgomberato al più presto. Quindi questa è la battaglia politica, è quella dell'abrogazione, no? delle due delibere, insomma, che stanno insieme, e cominciamo a parlarne. Dopodiché l'altra questione. Qua la vedo un po' più difficile, perché davvero lì chissà che potrà succedere, ma insomma è chiaro che qui dobbiamo porre le sentinelle d'ascolto dell'amministrazione comunale, cioè non è possibile che la città assiste inerte a tutto quello che avviene, anzi assiste inerte attraverso un uso della disinformazione che fa paura. Allora tutta l'ipotesi che sta dentro la testa di Alberto Benzoni e del gruppo, insomma, che sta intorno a lui, quello cioè di creare delle forme di controllo vere, non finte, questa potrebbe essere la grande occasione di Roma, cioè siamo o non siamo la capitale? Ma com'è possibile che la capitale non dia il segnale al paese che bisogna innovare nel governo della città, nel governo minuto, cioè che il controllo c'è tutti i giorni sugli atti che fa l'amministrazione, non sul fatto che io do 25.000 euro al collaboratore, ma quelle sono banalità, ma come io utilizzo i soldi pubblici per fare appunto opere, come io do in gestione il verde, perché il verde sta crollando, che li diamo un'altra volta alle cooperative di Buzzi, o possiamo mettere in modo un'infinità di energie in questa città che sento che esistono? Questo è il compito che, guardate, che è difficilissimo, eh. Noi ci abbiamo pochi mesi, eh. Io non sono così sicuro che insomma della durata di questa esperienza, perché le vedo le contraddizioni all'interno di questo modo di vedere, no? La legalità con la legalità con la L maiuscola, e invece un'articolazione del ragionamento. Noi dobbiamo far evolvere chi ha vinto le elezioni, e dunque rispetto, qua prendo un tema che veramente ringrazio Ezio che coglie sempre i nodi. Cioè guardate che il sindaco ha fatto bene, eh. Io ho cercato di fare, insomma, di andare in fuga come fanno i gregari che cerca, però lei ha fatto bene. Lei nella contrapposizione con il candidato del PD, lei si è esposta sulle Olimpiadi per Bacco. Che fa una capriola e dopo un mese dice no, forse le Olimpiadi. Noi troveremo il modo di fare i progetti, e quel progetto che vi dicevo, poi ce lo devono finanziare. Renzi ha firmato un patto per Milano di 1,5 miliardi. Renzi ci deve dare 5 miliardi, questo lui non scappa se la politica torna in campo a Roma. Come fa a dire di no a Roma? Cioè ci deve dare i soldi. Allora, questi sono i temi che io mi aspetto da voi, non il fatto che la segreteria non risponde, oppure io farò venire i comitati su Piazza Vittorio, magari me ne dimentico uno, vado in gradicola perché ho dimenticato un comitato fatto da poche persone, come poche sono quelle che vengono, e sono preziose, non lo dico in termini dispregiativi, sono poche, manco deve, no, li vedo tutti, però mettiamoci d'accordo, cerchiamo di moltiplicare l'effetto dei comitati che lavorano sul bene comune, perché questo è quello che sta a cuore. Allora il tema unificante del bene comune deve essere al centro della nostra intelligenza. L'intelligenza vuole che rompiamo queste gelosie, queste vecchie divisioni, basta, insomma, noi ci abbiamo veramente, non siamo così forti dal punto di vista sociale, cerchiamo di rinforzarci su questo elemento. Per ultimo, davvero, perché mi interessano più i temi politici, questa è la sede politica, qua c'è veramente il capogruppo unico, il capogruppo di SEL, che sta portando davvero sempre un punto più alto nei suoi interventi in consiglio comunale, perché coglie i nodi politici, insomma, io sono molto felice che lui abbia ripreso il tema, no, del patto per Roma, per Bacco, lì che tu incidi sulla politica nazionale, altro che Olimpiade, quello l'elemento. Allora,
Pietralata, per dire, no, veramente poi finisco, perché credo che ci sfrattano, che succede? Sì, Pietralata. Lo scontro è il seguente. Il sottoscritto vede l'amministratore delegato di Grande Stazioni. Oh, io ho da fare con chi detiene, poi io ho i consiglieri che mi dicono uno vale uno. Sì, è vero che uno vale uno, però lui è amministratore delegato di Ferrovie, che è un'altra cosa, da Paolo Berdini. Allora dice, noi dobbiamo rivedere il piano d'assetto del passante ferroviario, insomma. Ho detto, benissimo, facciamo, tiriamo una riga e vediamo quali sono le opere pubbliche che voi non avete fatto. Appena avete consegnato queste opere, noi facciamo anche altri 24 protocolli d'intesa con le ferrovie. Allora lì è cambiata musica, perché c'è il parco che sta sotto Pietralata, quindi sta dall'altra parte di Via Livorno, che dovrebbe essere collegato con Po, è l'unico parco che ci avrebbe Via Livorno, perché sapete, Villa Blanc sarà un miracolo straordinario se riusciamo a fare la tessera dell'amico di Villa Blanc, quindi non è un parco pubblico, quello è l'unico parco pubblico, sono 50-55 ettari. E che mi risponde il ragazzo, mi dice, no, ma veramente lì noi abbiamo trovato che c'è una discarica di materiali inquinanti, dobbiamo fare la bonifica. Dice a me, scusa, voi avete firmato una carta premessa solenne, c'è un accordo, voi fate la sede della BNL, fate Paribas, fate quello che vi pare, dopodiché dovete consegnare un parco, e il parco non si può fare perché ho preso la fregatura. Roma è piena di questa roba. Guardate, noi stiamo rivedendo una per uno le convenzioni, io non l'ho detto prima perché poi scendevamo troppo, noi stiamo rivedendo una per una le 200 convenzioni che stanno in itinere, che non hanno ottemperato alla cessione di beni pubblici per Bacco. Vi faccio l'esempio di Porta Portese, lì viene demolito il Museo del Cinema, bello, brutto, non lo so, è il Museo del Cinema, era una cosa nostra, viene dato a uno dei più famosi costruttori che deve fare la pista ciclabile, l'asilo nido, poi ci metto pure la ciliegia sopra. La stessa storia dello stadio della Roma, io vi faccio tutto, vi faccio, ma che, il parco fluviale, eccetera, 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 dopodiché questo non fa niente e le case sono tutte vendute, ma c'è qualcuno che ha fischiato il rigore? Non c'è nessuno che ha fischiato, allora noi fischieremo 200 rigori, su questo andremo avanti fino come treni su questo, Però è veramente, chiudo, noi dobbiamo avere dietro le spalle non gente che viene a parlare con l'assessore, gente che chiama l'assessore luogo per luogo a discutere di quello che sta avvenendo. Io mi aspetto un'assemblea pubblica come questa sul futuro del Carlo Forlanini, io mi aspetto una cosa sullo stadio della Roma, invece di discutere nel chiuso della mia stanzetta che c'entrano 15 persone, ci vediamo una volta a Tor di Valle, non so dove, pure in mezzo alla via del mare, cioè questi sono i segnali che la città si aspetta, non che una volta che c'è una... Poi sfruttatelo pure, lo sapete che sono ben disposto a essere sfruttato, l'assessore amico, ma se noi non ci abbiamo questa innovazione politica di capire che dobbiamo proprio entrare dentro la città e cambiarla, noi sta partita la perdiamo. Grazie. Grazie Paolo, grazie veramente per le cose che ci hai detto. Un momento soltanto, questa assemblea non si conclude. Questa sera noi abbiamo iniziato un percorso.